tassa la non smembrata. Posso godere di un tuo passaggio in macchina? Io mica sono venuto in macchina. E l'intervista come me la fai? Ah, in macchina lì. Io ho fatto un po' tardi stanotte, quindi vai, falla. Niente, io ero venuto qui apposta per farmi intervistare da te. Ah, ti intervisto io? Sì, voglio. No, stai là adesso, a cuccia. Cosa vuoi? Antonio. Uè, ciao. 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 Presentazione. Cosa vuoi, amore mio? Amore tuo. Allora, come hai accompagnato qualcun altro? Non ce l'hai fatto sapere? No, basta. Per ora siamo un po' in pausa. Poi ma non stai registrando? Certo. Noi abbiamo visto una foto con Di Maio. Dopo che ho accompagnato il vero e unico persona all'interno della camera oggi. Basta, non può salire più nessuno. All'interno della camera oggi, l'unica vera persona degna di rappresentare il ruolo di presidente della camera, che è Luigi Di Maio. È uno spettacolo, ma proprio uno spettacolo, cioè. Ma tu non c'eri a Novate, io l'ho visto, è registrato anche a Novate. E poi io pensavo, cioè, di solito magari cambiano un po' nel momento privato rispetto al momento pubblico. No, quello è così proprio. Così proprio, sì, qualche parolaccetta ha detto un paio di cazzi. È molto talebano, ma proprio di quelli. Ma pagato. Sì, talebano ma pagato. Che poi è quello che magari aspiriamo noi tutti talebani un po' così. Le bandiere della CISL, andiamo via. Le bandiere della però CISL, io... mamma mia, io ho portato la bandana nel notavo. Sì. Sai cosa ho notato? Che ha una potenza narrativa incredibile. Sì. Perché lui comunque inizia a raccontare e dice: e adesso vi racconterò tre. Sì, arrivano i siluri. Sì, con calma. Sì. No, è bello perché c'hanno stile totalmente diverso da, che ne so, da Di Battista, da Maglio, che comunque sì arrivano anche loro, Soria. Però no, allora arrivano di pancia, lui da lui è della serie, prego, si accomodi. Sì. E io quando lo sento parlare, no? Mi viene in mente Segoni. Tu lo sai che abbiamo un genio alla camera? No. Segoni è parlamentare nostro della Toscana che un po' di tempo fa parlava di un emendamento sul dissesto idrogeologico, occhiali, capelli lunghi, ha fatto. Perché sappiamo che questi argomenti piacciono sia alla destra, sia alla sinistra, che anche al centro. No, quello non mi è piaciuto. No, vabbè, ma perché... A me quello non era mi è era il giorno dopo il bordello. Lo so, però... Andava fatto. No. Come una finezza proprio no, di quelle. No. A me non è piaciuto, dai. Ma sai che io sono porca. Vado.